Il generale Inverno sembra aver concesso una breve tregua nelle ultime ore alla provincia pesarese, mentre per il resto del centro Italia rimane la morsa di freddo e gelo. Decidiamo stamattina di risalire la Valle del Metauro per andare a verificare dopo la giornata di ieri, così impegnativa, le condizioni di strade, frazioni e casolari. Notiamo subito, percorrendo in direzione Acqualagna, la statale, che il paesaggio porta sì i segni delle copiose nevicate delle ore passate, ma che già la coltre nevosa è bucata da ampi spazi di terreno, segno che la neve si sta sciogliendo. Le strade sono ben percorribili e la Fano Grosseto fino ad Acqualagna è pulita. Solo girando lo sguardo al ciglio della strada, i cumuli di neve fanno capire che cosa è successo nelle ultime 48 ore. Percorrendo la Fano Grosseto e deviando verso Roma si arriva ad Acqualagna. Qui lungo la strada abbiamo visto che la situazione è ben diversa rispetto a quella di ieri. La neve c'è, si vede, il paesaggio è innevato, però nulla di simile a quello che abbiamo incontrato nella città di Pergola. Qui siamo in piazza ad Acqualagna, adesso andiamo a sentire qual è la situazione, quali sono state le conseguenze della neve in queste ultime ore. Allora, qui ad Acqualagna una vera emergenza neve non c'è stata, comunque l'avete avuta, avete anche disposto la chiusura delle scuole. Sì, chiuse anche per oggi, ma domani contiamo di riaprirle perché ecco, il tempo è in netto miglioramento, quindi anche ieri sera che ci si aspettava, no, che continuasse a nevicare, in realtà ha smesso, per cui la situazione in effetti è sotto controllo, il piano neve ha funzionato perfettamente, quindi i mezzi del comune, le convenzioni con i privati, a cui va un ringraziamento per il lavoro che hanno fatto, perché siamo partiti in maniera continuativa, giorno e notte, cercando appunto di risolvere le situazioni più di emergenza nelle zone collinari, i malati, le situazioni comunque di interesse pubblico, per cui veramente un ringraziamento a chi ha operato veramente come ogni anno quando ci sono situazioni come queste, con grande professionalità e rispetto insomma dei cittadini, per cui ora ovviamente non è paragonabile alla neve del 2012, per fortuna la situazione sembra sotto controllo, quindi provvederemo a riaprire le scuole, la situazione ormai ritornerà alla normalità. Domani si ritorna alla normalità, quindi, ma nel circondario. Salendo di quota, il paesaggio muta radicalmente e la coltre nevosa è ancora regina dello scenario. Con il mezzo della polizia locale di Acqualagna raggiungiamo le punte estreme del territorio comunale, passando per Le Pole ed arrivando fino a Badia di Naro e Frontino. Siamo arrivati fino a Frontino, qui siamo a 300-320 metri più o meno sul livello del mare, e qui lo scenario è sicuramente diverso grazie alla Polizia Municipale che ci ha scortato fin quassù. Queste sono le zone del comune di Acqualagna in confine con Cagli, forse le più battute dalla neve. Qui la coltre è arrivata anche a 40-50, in alcuni punti anche a 70 centimetri. Urbino, tra le tante città, è quella che ha pagato il prezzo più pesante in termini di centimetri di neve caduta. Nulla a che vedere con la nevicata del 2012. Infatti, per vedere segni tangibili della nevicata, dobbiamo arrivare fino a Cannavaccio e Fermignano, dove i cumuli ai lati della carreggiata ci guidano fino alle porte della città ducale. Qui a Urbino ci sono le arterie principali che sono state liberate, però le traverse, come vedete, ancora sono stracolme di lembe. Ci sono macchine ancora bloccate dai cumuli di neve. Piano piano la situazione sta tornando un po' alla normalità anche qui a Urbino, però avete passato ore abbastanza impegnative. Sì, sicuramente. Il primo giorno la neve ne è stata tantissima, se ne è accumulata in pochissime ore, e quindi le prime ore di attivazione delle squadre che hanno appaltato la pulizia delle strade è stata un attimino problematica, e poi alcune ditte hanno avuto problemi anche dei mezzi, però superato quel problema poi la cosa si è sempre più tranquillizzata, le ditte hanno pulito i loro tratti assegnati e man mano è migliorata la situazione. Non abbiamo avuto particolari problemi per quanto riguarda la sicurezza dei soccorsi,
per le varie frazioni. C'è stato qualche piccolo incidente con dei camion che non erano magari ben equipaggiati, però per il resto diciamo che la situazione è andata via via normalizzandosi. Allora, dopo 2 giorni di sospensione delle attività scolastiche e universitarie, da domani si riprende? Domani chiuse, il sindaco ha deciso di tenere domani anche chiuso, anche viste anche gli ultimi eventi sismici che hanno dato un po' di apprensione, anche senza nessun particolare problema qua a Urbino. Quindi per la neve il sindaco ha deciso comunque cautelativamente, finché la situazione non è completamente normalizzata, di tenerle chiuse. E a Urbino, qui c'è la piazza poco distante, ora liberate le strade, il problema principale sono i cumuli di neve che si sono formati sui tetti. Qua vicino ce n'è uno che è veramente impressionante, infatti alle nostre spalle ci sono anche i vigili del fuoco che stanno valutando e monitorando la situazione. Qui si sono accumulati veramente diversi centimetri di neve e sono sicuramente un pericolo per chi passa sotto. Anche qui il giro sul 4x4 dell'ufficio tecnico del comune ci mostra sostanzialmente una situazione ampiamente sotto controllo. L'apparato ha tenuto e consentito così ad alcuni di godersi la neve in città con modi alquanto pittoreschi, ma sicuramente molto divertenti. Allora, stiamo facendo un giro attorno alla città con il vostro mezzo, la criticità sulle strade è superata, quindi insomma, la situazione si sta normalizzando. I marciapiedi anche sono stati vostra attenzione? Sì, grazie alla collaborazione anche della Protezione Civile con delle piccole turbine si è riusciti a liberare i percorsi maggiormente frequentati. E quindi siamo riusciti a garantire anche per i pedoni la massima sicurezza. Ecco, inoltre per agevolare l'accesso al centro avete liberato anche un parcheggio. Sì, abbiamo consentito entrare gratuitamente nel parcheggio di Santa Lucia fino a giovedì 9, quindi fino a domani alle 9, ma forse si prolungherà anche, in modo tale da liberare dalle macchine per permettere una più facile pulizia della neve con i mezzi. Allora, interessante il connubio di il sinergismo d'azione tra voi dell'amministrazione e anche privati e associazioni. Importante questo per un ottimo risultato. Sì, assolutamente. Il sindaco ha puntato molto a questo lavoro di squadra per permettere un maggior coordinamento tra tutte le associazioni che garantiscono la sicurezza della città. E chiudiamo questo servizio da Urbino, dal parcheggio della scuola d'arte, con le macchine completamente sepolte dalla neve. Ora sarà questo il problema e la priorità maggiore, liberare i parcheggi, anche quelli delle scuole, per la ripresa dell'attività scolastica.